Oh, fratelli rossoneri, amici rivali di YouTube. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ma sarà sempre. Guardate, quando giochiamo sabato pomeriggio alle 18, poi non è un orario che mi è simpatico, sinceramente. Preferisco domenica alle 18, sabato pomeriggio alle 18. Non è un orario che a me sta simpatico, ma per niente, proprio per niente. Che sabato solitamente o mi fa giocare di sera, naturalmente. A parte il fatto che dovrebbero giocare tutte allo stesso orario, a parte come facevano una volta, un anticipo e un posticipo serale, punto. A me facilita il lavoro con le partite spezzettate perché c'è più da che parlare, per l'amor di Dio. Però come bellezza del calcio e tutto, io sono per l'antichità. Tutte la domenica alle 3, un anticipo alle sabato, un posticipo. Comunque, vediamo se ci riescono a rovinare il weekend. Sicuramente ce la faranno. C'è già Pellegri che già sta sputando fuoco e fiamme. Vediamo se riusciamo. Invece che a farlo star zitto, riusciamo anche a farlo segnare magari oggi, no? Vediamo se riusciamo a farlo segnare. Ma soprattutto, Fonseca, ho visto la conferenza stampa. Ma come cazzo fai a dire con la Juventus abbiamo fatto una fase difensiva perfetta che non ti sono neanche mai venuti a prendere? Non sono mai venuti a... Cioè, forse non so se ti sei accorto che la Juventus con noi non ci ha neanche provato, gli interessava non perdere. Non so se te ne sei reso conto. A parte il fatto che l'unica azione che c'è stata di rilievo è il salvataggio di Chao, che lì Chao ha chiuso bene. Per l'ennesima volta oggi si ricambia la formazione. Ma mi vengono dei dubbi. Ma Musa oggi gioca laterale alla destra? Che ruolo fa Musa? Ditemi che ruolo fa. Laterale a destra, interno di centrocampo. Largo nei 5, voi mi direte giocatore duttile. Io ti dico che non può giocare nel Milan, Musa, soltanto uno che ti fa 300 tocchi aperti non può giocare nel Milan, ma la cosa grave è che dobbiamo metterlo per forza perché dobbiamo farsi un po' di turnover, se no ci ritroviamo veramente a dicembre e gennaio che abbiamo veramente l'infermeria che è full. Ma un'altra cosa che mi fa rabbrividire è la seguente. Sapete perché gioca Musa? Perché si è reso conto di quanto è scarso Chukwueze. Cioè, rendiamoci conto che gioca Musa lì a destra. Perché si è reso conto di quanto è scarso Chukwueze, cioè di quanto è mediocre, completo, 28 milioni per Chukwueze completamente buttati nel gabinetto. Nel gabinetto, nel gabinetto. Oggi voglio proprio vedere, gioca con sto cazzo di 4-2-3-1, gioca col 4-3-3. Io fossi lui giocherei col 4-3-3. Mi coprirei a centrocampo per le ripartenze, perché questi qua sulle ripartenze ti fanno male. Oltre che beccano pochissimi gol, sulle ripartenze anche quando ripartono sono velocissimi. Ricambiamo per l'ennesima volta, speriamo che sia l'ultima, la coppia centrale di difensori. Gli piace fare turnover così a caso, cioè anche i difensori centrali che dovrebbero essere sempre con il titolare perché sono quelli che corrono di meno i difensori centrali, perché non ha mai giocato a pallone, i difensori centrali sono quelli che corrono di meno della squadra. I laterali e gli esterni corrono di più, il centrale dietro è quello che corre di meno, quindi quello che può essere dopo il portiere è quello che può essere più utilizzato perché non ha giocato a pallone, ve lo insegno io, ok? Fatti da centrale dietro, vabbè che no, 5 è un calcio diverso. Vabbè, io giocavo tutte le sere indipendentemente, però i nostri centrali dietro erano quelli che anche Mister Gazzola, nella squadra più forte che ho giocato, il Cernusco, non li cambiava mai. Li cambiava soltanto se succedeva proprio qualcosa, ma partite infrasettimanali, c'era la Coppa regionale, cos'è? Fissi, non li cambiava mai. E se vi dico che si giocava a ritmi veramente, veramente alti, non li cambiava mai. Comunque. Lo scheletro della squadra non si dovrebbe cambiare mai. Beh, Musa e Reders ovviamente non hanno
questa squadra fatta a cazzo di cane, non hanno sostituti. Vabbè. Come partiamo oggi? Oggi partiamo con Mike. Ritorna il nostro buon amico, il nostro barista. Il nostro barista oggi ha chiesto un permesso per... No, barista cameriere, scusate, barista cameriere. Perché l'altro barista lo mettiamo in panchina, nel primo tempo lavora, quindi in panchina, ma ci mettiamo un attimo, l'abbiamo messo a lavorare lì in un bar lì dello stadio. Quindi ci mette un attimo a prendere il riscaldarsi, entrare e dargli il cambio. Perché li abbiamo messi a lavorare assieme, ha messo il Royale Calabria, uno dietro il bancone e l'altro che serve per i tavoli, comunque. Poi ritorna Ciao e Gabbia dietro. Minchia ragazzi, non, cioè, siete più scontati. Siete più scontati. Beh, cosa ci voleva rinnovare Gabbia? Gli dai 2 milioni di euro l'anno, ti costa poco. È un ragazzo che non ha aspirazioni oltre a giocare nel Milan, perché tanto nessuno gli avrebbe dato più di quei soldi lì. È nei nostri paletti. È un'ottima riserva, perché non lo vedo titolare nel Milan, Gabbia, attenzione. Nel mio Milan che vedo, vedo difensori di un altro calibro. Comunque, è un gran professionista, complimenti a lui, anzi, onore a lui, bisognerebbe anche dargli la fascia al braccio che con 2 milioni di euro si accontenta, non chiede più di tanto. Rimane fino al 2029, sposa tutta la carriera la causa del Milan, quindi un milanista ad hoc. Quindi adesso vi dico io, gli ho detto diamo la fascia a Magnan, ma siccome Magnan andrà via perché non gli rinnoveranno il contratto, perché i rinnovi quelli che contano a livello sul campo, Teo Hernandez e Magnan, quelli che contano, i rinnovi quelli che contano. No, 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 vinceremo con Gabbia. No, non vincerei un cazzo con Gabbia. Va bene nella rosa come riserva con diversi minutaggi durante la stagione, ma le cose le vinci con Magnan e con Teo Hernandez, non le vinci con Gabbia. Ok? Non le vinci con Gabbia. Mettiti in testa che non le vinci con Gabbia. Non è un'unghia di Kalulu e questo qua è il mio pensiero. È inutile che cercate di farmi cambiare pensiero perché è un'unghia di Kalulu. Gabbia c'ha delle grosse lacune, tipo che non sa marcare, è forte sulle palle attive, sulle palle inattive, non è capace di marcare come anche tutto il resto della nostra squadra. Fonseca, dici un passo in avanti si va bene su una fase e si torna indietro sull'altra, quindi miglioramenti non ce ne sono. Tu, Fonseca, una cosa dovresti fare, una. Non è che dovresti far tanto, oggi mi chiedo, ma ti manda il titolo del video, ti mandano via oggi se non vinci? O col pareggio ancora andiamo avanti con Fonseca? Perché la stagione è fallimentare, abbiamo parlato di scudetto inizio anno, almeno i nostri dirigenti hanno parlato di scudetto. Se lo scudetto, se no mi dicevi giochiamo per l'Europa League o per la Champions League, ti dico vabbè siamo ancora lì per la Champions League, va bene. Per il quinto posto ce la possiamo ancora giocare, va bene. Però dal quinto posto ti stacchi 8 punti oggi se pareggi. Se perdi ti stacchi di 9 già. Siamo sesti, eh? Con una partita in meno, ma siamo sesti. A parte che saremmo, se vinciamo massimo col Bologna, siamo 3 della Juve. Giovane, se oggi Fonseca non vince, lo mandi via. Ha ragione di logica, lo mandi via, perché gli obiettivi non li stai raggiungendo e sì, cazzo, lo mandi via. Giovane, con lo Slovan Bratislava a momenti pareggi contro una squadra che in Serie B non sale, giovane. Quindi credo che sia arrivato il momento che se qualcuno sbaglia, paga. Se qualcuno sbaglia, paga. Credo che sia arrivato quel momento lì, no? Voglio proprio vedere oggi cosa fate. A centrocampo giochiamo con... Allora, il butta fuori allo Zara, l'abbiamo messo lì a Milano, se deve entrare lo chiamiamo prima, si scalda ed entra. Partiamo con i nostri soliti due perché l'8-5 ormai è proprio quello che ci con Musà con i suoi due, proprio quelli con loro due e Cucuzio sono proprio in pacchetto li darei via, li prenderei in pacchetto, li darei via, proprio via, proprio se ci fosse una magia come c'era ieri il giocoliere, via subito. Musà, vediamo come sarà collocato in campo. Speriamo che, vediamo se riuscirà a capire. Chissà come si parlano in inglese, penso Musà. Non lo sa parlare l'inglese Fonseca, penso proprio di sì. Musà lo sa, è americano, quindi se l'ultima volta ha detto non riesco a capire cosa mi diceva con me, ma in che lingua si parlavano, in italiano o in americano? O li parlavo metà a metà che questo qua non capivo un cazzo, perché non è che mi sembra uno che capisce, uno che entra, fa 200 tocchi e non ha ancora capito che c'è. O non gli spieghi che deve giocare a 2 tocchi o 3 tocchi al massimo, che non deve fare pirolette o cose strane, oppure che non siamo allo Sportel, non siamo alla GOAT, siamo in Serie A. Comunque, vabbè, vediamo.
Davanti gioca Alvaro con Raffaello, che è in stato di, un ottimo stato di forma anche di umore, penso. Ragazzi, è durissimo oggi, ve lo dico, è durissimo oggi. Questi prendono pochi gol, questi si chiuderanno, questi ripartiranno. Io ho detto che vinciamo rocambolescamente, questo e quell'altro salva ancora il culo. Mi auguro e spero con tutto il cuore che se oggi questo non vince, questo va a casa. Mi auguro che se questo oggi non vince, c'è il buon Sarri libero, prendi Sarri e questo va a casa. Cioè, davvero non ce la faccio più se non a sostenere questa cosa, veramente. Tanto, ragazzi, per vincere quelle tre partite in Champions ci posso andare anch'io ad allenare. A parte la Dinamo Zagabria, che sarà un inferno alla fine, le altre due non è che ci voglia tanto mettere 11 giocatori in campo contro 11 giocatori nettamente più scarsi. Li metti un attimo lì, li insegni un attimo a marcare gli allenamenti, ti fa allenamento che prendi i lacci delle scarpe, li metti 2-2, li fai capire che cazzo vuol dire stare incollato con una persona mentre guardi la palla, non è che ci voglia tanto. Vi dico soltanto questo. Ciao a tutti, ore 18 siamo su Twitch, naturalmente vi voglio su Twitch, facciamo ste cazzo di sub, mi raccomando, ci sentiamo dopo, ciao.